Favorire la permanenza di presidi agricoli in ambito montano, conservare la biodiversità, tutelare i sistemi agroforestali ad alto valore agricolo, compensare il deficit di reddito per gli agricoltori delle aree montane. Sono questi gli obiettivi del bando della misura 211 sulle indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle aree montane del PSR Basilicata 2007-2013. Per il 2014 i fondi a disposizione ammontano a 3.500.000 euro. Le aree montane sono soggette ad un costante fenomeno di spopolamento conseguente all'abbandono delle attività economiche. La diretta conseguenza è l'indebolimento dei sistemi socio-economici che si identifica con il rischio per il mantenimento degli equilibri ambientali da sempre regolati dalla presenza antropica. La misura 211 è diretta al mantenimento delle aziende nelle aree montane, con un riguardo particolare per quelle orientate alla zootecnia che possono contribuire ad una gestione sostenibile del territorio montano, caratterizzato da attività prevalentemente estensive. In questi termini, l'azienda agricola può garantire costantemente l'erogazione di servizi ambientali al di là del presidio territoriale. Attraverso i bandi annuali si procede a compensare le aziende agricole, richiedendo esclusivamente il rispetto della condizionalità, uno dei pilastri della politica agricola comunitaria che pone in essere un insieme di regole per una gestione dell'azienda agricola che sia rispettosa dell'ambiente ed attenta alla salubrità dei prodotti ed al benessere degli animali allevati. Beneficiari dei provvedimenti sono gli imprenditori agricoli di età inferiore ai 65 anni. Le domande devono essere presentate in forma telematica utilizzando le modalità online messe a disposizione dall'organismo pagatore che è l'AGEA sul portale SIAN tramite un centro di assistenza agricola. Il valore delle indennità compensative sarà determinato in funzione della dimensione aziendale. Per l'annualità 2014 il termine per la presentazione delle domande scade il 15 maggio.